Sì, ieri il Consiglio regionale, devo dire con l'aiuto di tutte le forze presenti nell'emiciclo, sia di maggioranza che di opposizione, ha varato la prima norma, diciamo, di sostegno alla crisi economica generata dalla pandemia del Covid-19. Cuba, circa 70 milioni di euro che resteranno o entreranno a vario titolo nelle tasche di cittadini e imprese piccole e medie e micro abruzzesi, tra mancati prelievi di tasse e tariffe e tributi regionali e sostegni a fondo perduto e rotativi di nuova finanza regionale. Credo che il Consiglio regionale abbia fatto un buon lavoro, intanto l'ha fatto di persona, chiediamo di lavorare a chi non può smettere di lavorare in questo momento, lo hanno fatto anche i consiglieri regionali, e in due giorni di lavoro abbiamo prodotto una buona norma che adesso dobbiamo seguire in tutte le sue fasi applicative, fino a quando anche l'ultimo centesimo di euro non sarà tornato o entrato nelle tasche dei nostri concittadini.